500 vigili del fuoco impegnati quotidianamente sul territorio della provincia di Salerno per garantire la sicurezza dei cittadini e spesso per metterli in salvo da situazioni di pericolo, come quelle che si verificano con sempre maggior frequenza e che vedono protagoniste persone anziane. Si avventurano tra sentieri e percorsi impervi di montagna, spesso da sole alla ricerca di funghi e tartufi, perdendo talvolta l'orientamento. Così, per metterli in salvo, la macchina organizzativa è piuttosto complessa, coinvolge tutte le forze dell'ordine e molti mezzi. Purtroppo gli interventi ricerca persone sono molto frequenti in questa provincia, anche in considerazione del territorio della provincia. Non solo molto esteso, ma impervio e ricco di boschi. E i consigli da dare sicuramente che le persone, quando si allontanano, anche volontariamente ovviamente, per una ricerca funghi o per una passeggiata, devono innanzitutto portare con sé un dispositivo, se vanno da sole, ma sarebbe sempre consigliabile che andassero in compagnia, un dispositivo telefonico perlomeno in grado di gestire un sistema di ricerca con WhatsApp, nel senso che purtroppo abbiamo vissuto anche di recente la perdita di un signore nel comune di Novi, zona di Vallo della Lucania, che era una persona anziana e ovviamente dotata di un dispositivo telefonico di vecchio tipo e non è stato in grado di segnalare immediatamente la sua posizione su WhatsApp. Questo ritarda notevolmente l'individuazione del sito dove la persona si è persa, con grave rischio e pericolo anche per la sua vita. Quando una persona si perde, non sono solo i pompieri ad intervenire, ma tutto un sistema, perché viene attivato il piano ricerca persone dalla prefettura, che effettua il coordinamento di tutte le forze in campo. Quindi lì intervengono i pompieri, ma interviene il soccorso alpino, interviene i carabinieri, i volontari, la polizia locale, cioè c'è un'organizzazione complessa che ovviamente deve lavorare in perfetta sinergia e collaborazione per ottenere nel più breve tempo possibile l'individuazione della persona. Se questa sinergia funziona, di solito è vincente, come è stato nel caso dell'intervento dell'altra sera. I vigili del fuoco proprio a Salerno sono stati impegnati in un intervento qualche giorno fa con 3 vigili del fuoco che sono rimasti feriti. Ci può rassicurare sulle loro condizioni? E anche questo è un consiglio da dare naturalmente a chi ha scantinati, garage, a tenerli in sicurezza in qualche modo. Allora, il mio consiglio è: tenete gli scantinati sgomberi da materiali particolarmente infiammabili o addirittura esplosivi. I miei 3 pompieri per fortuna stanno bene, nel senso che sono in malattia per alcuni giorni, ma giusto per i controlli, però mi permetto di dire che ci è andata bene, nel senso che l'evento è stato davvero grave, perché noi siamo intervenuti sul posto per un incendio di uno scantinato che aveva coinvolto tantissimo materiale di tipo combustibile ma anche molto infiammabile e che poi si è tradotto in una esplosione conseguente evidentemente sia alle alte temperature che si sono create per effetto della combustione ma sia per la presenza appunto di tantissime bombolette di vario tipo, vernici, una bombola a cherosene. Non entro nei dettagli di cosa possa essere stata perché sono ancora in corso le indagini, però le posso garantire che ci è andata bene perché quell'esplosione ha comunque provocato un'onda d'urto che ha scaraventato i miei vigili a una certa distanza e ne ha determinato per fortuna solo delle contusioni perché avevano i DP. In particolare un ragazzo, una stanzione, nel portare una persona infortunata, o meglio che veniva interessata nell'appartamento superiore dal fumo, spinto dall'onda d'urto si è ribaltato sulle scale e nel tentativo di difendere questa persona ha avuto una distorsione al ginocchio. Quindi lo ringrazio di aver fatto bene il suo lavoro, anche gli altri ragazzi.